Presidente Cancitano, buongiorno. Da parte sua un'altra sollecitazione all'ASP di Trapani per quanto riguarda l'ospedale a Bella Iello di Mazara del Vallo, dove si registrerebbe a quanto pare una carenza di personale, è così? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, sollecitato degli operatori dell'ospedale di Mazara del Vallo, dove si paventa ancora un'ulteriore volta la chiusura, la sospensione del punto nascita per carenza di medici pediatri. È lo stesso problema che abbiamo avuto l'anno scorso, che l'abbiamo risolto. E io sto scendendo proprio ora da Trapani, ho fatto una riunione col direttore amministrativo dove ci ha rassicurato che sarà trovato una soluzione, e lì faccio un invito a tutte le forze politiche della città di Mazara del Vallo, dove ognuno per le proprie competenze si possa attivare affinché questo problema venga risolto al più presto. Ecco, la carenza a quanto pare non riguarda soltanto il punto nascita, però anche la cardiologia e forse anche l'ortopedia. Sì, allora proprio con la cardiologia abbiamo avuto contatti anche con il dottore Gabriele, che ha manifestato questa mancanza di personale. È già attivato tutto per il giorno 4, che ci sarà una convocazione per poter vedere di portare qualche cardiologo a Mazara del Vallo per far sì che anche questo problema del reparto possa essere risolto. Ecco, dicevo, c'è qualche problema anche in ortopedia forse? Sì, fra Mazara e Castelvetrano c'è la presenza di uno o due ortopedici, quindi sarebbe pure opportuno che rafforzano anche il personale dell'ospedale di Castelvetrano, perché noi non facciamo battaglie a nessuno, noi vorremmo che anche Castelvetrano possa essere quell'ospedale che così come merita. E infatti anche è stato pure discussione di oggi di parlare degli ortopedici che mancano sia in tutta la provincia e in tutta l'ASP. Infatti il direttore amministrativo già sta attivando per il discorso del bando per il tempo determinato sia di pediatri che di cardiologi che di ortopedici. Quindi aspettiamo il tempo determinato per vedere, far sì di riuscire a risolvere questo annoso problema per gli ospedali della provincia di Trapani. Un'ultima annotazione velocissima: domani consiglio comunale, c'è qualche punto in particolare che si può infiammare o no? Ma non penso, anzi c'è il punto quello del regolamento per la riduzione dell'IMO, che è un regolamento abbastanza importante per tutta la città, dove noi consiglieri andiamo a approvare questo regolamento, che permetterà ai cittadini di avere abbassato il costo dell'IMO, quindi un'ulteriore passo in avanti. Iniziativa per la nostra città.